Non è stata sufficiente l'ottima prestazione di squadra ai ragazzi di Corso De Raffaele per espugnare il campo della capolista Milano, che domenica sul parquet casalingo ha battuto gli Oro Granata 88-80. Abbiamo giocato una partita consistente, forse con poca continuità nel momento in cui abbiamo preso decisamente l'inerzia della gara in mano, e mi riferisco soprattutto a metà del secondo tempino, e secondo me commettendo un peccato con Milano, che è stato quello in attacco di fermare troppo la palla, quando invece abbiamo continuato a muoverla cercando di attaccare sui ritardi e abbiamo trovato sempre buone soluzioni. Una sconfitta che di certo fa male, ma allo stesso tempo è utile per affrontare i punti deboli. Veniamo via con tante indicazioni positive, con una partita, certamente con una sconfitta, ma una partita che ci deve far prendere degli spunti importanti per il proseguo di questa stagione, che credo sia ancora da decidere per quanto riguarda soprattutto la crisi.